In pratica questo è Bengodi e stiamo parlando di farmacopea, di prodotti che possono aiutarci a stare bene, ad avere una prevenzione primaria con il controllo della qualità, diversi interlocutori, l'elemento storico, farmacie monastiche, l'epoca anche dei romani, ma non solo. E parlavamo prima dell'assenzio che era, come hai detto Romanelli, l'assenzio che ci citava prima era famoso perché certo, gli artisti in Francia... Sì. A Montparnasse. A Montparnasse alcuni erano sotto. Che c'è? Scusa, il vermouth è assenzio in tedesco. È una base dell'assenzio. Non c'è di mezzo anche che c'era l'assenzio. No. Ok, chiedo. Anice. Ok. Beh, vi vedo preparati. Allora, sulle cose. Roberto Francini, tu l'assenzio l'hai mai bevuto? La fata verde, ti sei mai eventualmente eccitato? Avvocato, lo so che io sto scherzando. Niente assenzio, non lo conosco, cioè lo sentirò nominare, ma so che era una specie di droga, qualcosa del genere, vero dottore? Penso che sia una droga. Senta, qui siamo alla farmacia comunale numero uno, insieme al dottor Enrico Calcini, e sarà lei una delle persone che comunque accoglierà il pubblico domenica 6 maggio per questa giornata del benessere. Ma le chiedono mai quante persone entrano innanzitutto? Ma diciamo che mediamente si può pensare che possiamo strappare dai 500-600 bigliettini nella fila del conta per i clienti. Ecco. Si può arrivare anche intorno al migliaio quando ci sono dei picchi particolarmente alti, come il picco influenzale invernale, per esempio, o situazioni particolari durante l'anno. Però mediamente sulle 500-600 persone transitano qui dentro tutti i giorni. Sono comunque abbastanza informate, so che mi diceva prima, le chiedono anche dei probiotici. Sì. Cosa sono questi probiotici? Probiotici sono essenzialmente, nel linguaggio comune, i fermenti lattici. Probiotico è un termine un pochino più particolare che sta a indicare, è una parola composta, probiotico, cioè a favore della vita. Il contrario dell'antibiotico. Esatto, sì, e infatti il probiotico molto spesso viene usato anche come coadiuvante nella terapia antibiotica, perché l'antibiotico, non essendo selettivo al 100%, va a distruggere anche i batteri buoni che troviamo nella flora intestinale, per cui occorre soprattutto in terapie prolungate reintegrare per evitare lo squilibrio intestinale, che molto spesso è una conseguenza. Ci sono farmaci che sono diventati oramai un po' il farmaco tipo, senza far nomi, insomma, ci sono farmaci molto diffusi che vengono bevuti come l'acqua fresca, ma è così, è giusto? Purtroppo sì, purtroppo sta dilagando un po' una cultura di dover assumere per forza il farmaco ad ogni costo, anche quando è necessario. Purtroppo, tornando al discorso degli antibiotici precedentemente menzionato, è molto di moda, è una moda abbastanza squalificante e poco di cultura, curarsi con gli antibiotici anche per piccolissime patologie, anche semplicemente con un raffreddore. Questo ha causato nel corso del tempo e purtroppo causerà anche il mancato effetto degli antibiotici. E qui bisognerebbe ripartire informando meglio le persone. Se una persona arriva in farmacia e chiede un antibiotico, voi non lo date? No, gli antibiotici sono tutti soggetti a prescrizione medica. Il probiotico? Il probiotico no, perché il probiotico è essenzialmente un integratore. E quindi? Quindi è di libera vendita. Ci sono anche probiotici che non sono integratori, ma sono classificati come farmaco da banco, l'OTC, e che quindi possono essere dispensati senza obbligo di ricetta medica. Però c'è il vostro parere comunque. C'è sempre comunque a monte il nostro parere, la nostra consulenza, la nostra professionalità. Fondamentale. Grazie dottore. Grazie. Scusi, grazie, dottoressa, Alex. Perché poi anche ci sono anche lì la consapevolezza, non è che tutti i probiotici, cioè tutti i fermenti lattici sono uguali, alcuni no, che hanno pochissimo valore, pochissime funzioni, cioè diventa un discorso c'è anche... la quantità di ceppi batterici che sono presenti all'interno dei fermenti lattici e devono essere consigliati in base alla necessità, quindi ci sono dei fermenti lattici, chiamiamoli comunemente così, o comunque dei probiotici che hanno un'indicazione per certe patologie o come diciamo sostegno per alcuni tipi di antibiotici, e ce ne sono altri che invece ma non nel passato hanno. Come facevano quando avevo un problema in intestino?
le erbe. Le erbe aromatiche? Le erbe aromatiche vengono tuttora utilizzate nella marinatura perché hanno la particolarità di... Attento Massimo Rossi, ascolta, le marinature, erbe aromatiche hanno... Impediva la degenerazione di quella che era la carne, quindi la carne non si deperiva, la carne non andava in controprocessi, diciamo così, di putrefazione, e venivano utilizzate le erbe aromatiche perché passavano gli antiossidanti e i principi nutritivi nella carne che veniva marinata, però nel frattempo, avendo un forte potere antimicrobico, non si degenerava la carne. Pazzesco! E questa è la dimostrazione di come il cibo, cioè l'utilizzo delle erbe in questo caso, aiutava la persona. Allora, tu nell'erbario del Bacci, il tuo amico, no? Cesalpino, scusa. Cesalpino, no, il Bacci ha scritto di vino, scusate, io c'ho un po'. C'ho le mie preferenze, che vuoi te fare? È riportato in questo passo. Che aspettate, questo è Gens Valia, perché stiamo parlando delle giornate del benessere, fra l'altro che la dottoressa sarà la dottoressa dell'Università San Raffaele Roma, una delle docenti, che risponderà alla farmacia comunale numero uno proprio su queste tematiche del benessere, ci ha spiegato i probiotici, e tu mi dicevi invece le erbe aromatiche? No, ho trovato e ho approfondito lo studio sull'erba carlina. L'erba fermo, che... sai Massimo cos'è la carlina? Carlina non lo sai, non è un cane, cioè non è una razza il carlino, ma è... È l'erba che ha curato l'esercito di Carlo Magno, dell'imperatore, nell'801, dopo essere stato incoronato a Roma, è tornato sulla via Francigena e ad Abbadia San Salvatore ha ricevuto dai monaci l'abbadia. Al mercato, vai. Esatto, ha ricevuto, ha curato metà esercito, ha praticamente riportato tutto l'esercito in Francia curando la peste con l'erba carlina. Quindi, e da qua il nome che la storia ha voluto donare. Carlina per donata, sì, a Carlo è un Magno. Piccolo cardo che fa un fiore bianco. E si trova qua in... Anche sulla miata, sì, in anche altura. In altura, come ha detto Massimo. Sì, perché no, io le conoscevo come le carline, si vanno a cogliere e si mangiano anche come in insalata. Però hai sentito, hai visto, tra l'altro c'era l'immagine di Natale bellissimo che ci hai dato, sì, delle spezie del mercato medievale, guardale, sì, là, guarda che spettacolo, poesia, ma che televisione. Era l'erboristeria storica, era là, ragazzi, questo veramente, ragazzi. Chi voleva trovare... come curarsi doveva, come si è detto, recarsi al mercato. Ma mi cavi una curiosità, ma hai portato qua, non so che c'entra, perché lui ha le sue spigolature da folle. Perché hai portato questo uccello? Volevo capire. Perché questo mi rappresenta la mia professione. Io sono un ufficiale idraulico, questo è il Martin Pescatore, è l'uccello d'acqua più bello che io ho incontrato. E che c'entrava con le erbe aromatiche? C'entra perché qua dentro deve esserci anche la sua figura. Ok, vabbè, se l'importante è che te lo sai, io l'importante è che lo sai. Allora, Roberto Francini, siccome qua il più sano è in un attimo di esaltazione psicologica, vorrei da te continuare il viaggio su questa alimentazione, abbiamo capito, fondamentale una giusta alimentazione. Concetto degli integratori, raccontaci tu che cosa aggiungi alla narrazione. Io aggiungo alla narrazione il fatto che stiamo entrando in una stagione di caldo, di sudorazione effettivamente più abbondante e naturalmente di attività sportiva che magari si incrementa in questo periodo, quindi servono, insomma, secondo me sono consigliabili e a volte si sente proprio l'efficacia dell'integratore salino, i sali minerali. I sali minerali sono importanti, specialmente se facciamo sport, per cui sudiamo e perdiamo non solo sudore, che è fatto principalmente da acqua, ma anche da questi sali. A che cosa servono questi sali minerali? I sali minerali sono importanti perché aiutano anche a trasmettere meglio gli impulsi nervosi e di conseguenza anche la contrazione muscolare. Importanti sono i sali minerali a base di potassio e di magnesio. Sappiamo tutti che crampi notturni, il crampo dello sportivo, questi da che cosa sono dovuti? Sono dovuti a un momento in cui il muscolo è in difficoltà, ha bisogno di un apporto maggiore e noi lo possiamo aiutare attraverso l'implementazione di questi sali. Quindi essenzialmente magnesio e potassio. Essenzialmente magnesio e potassio. Sono importanti anche perché non solo perché ci aiutano la contrazione muscolare, ma anche perché specialmente il magnesio ci dà quella sensazione di benessere, di sensazione di tranquillità, per cui possiamo prendere anche integratori di magnesio per conciliare in parte il sonno. Inoltre il magnesio e i suoi sali ha una regolazione anche a livello intestinale. Ora, sono tutte implementazioni importanti che si possono fare dietro il consiglio del farmacista. Non va banalizzato comunque. No, assolutamente, bravo, e dietro, bravo, il consiglio del medico. Bene. Roberto Francini, sei bravissima e fondamentale per noi. Hai finito? Dimmi. O hai un altro collegamento? Chiedo.
No, noi abbiamo terminato e vorrei ringraziare tutti quelli che hanno partecipato e che sono tornati comunque al lavoro, perché qui l'attività non finisce mai. Vi ricordo ancora la giornata, domenica 6 maggio dalla mattina alla sera in Campo di Marte alla Farmacia Comunale 1, che oggi ci ha ospitato per parlare della giornata del benessere, nutrizione ed integratori. Bene. Per il momento è tutto, grazie a voi. Grazie Roberto, grazie anche a Claudio Calloni che ha curato la parte esterna. Ricordo che l'esperto dell'Università San Raffaele è la dottoressa che è qui in studio con noi, che è Serena Leonardi, che tutto il giorno risponderà appunto alle domande insieme ai farmacisti sulla giusta alimentazione e nutrizione. Allora, racconti questa qui che è. Abbiamo dalla farmacia al contadino, perché il mio amico, ma come l'ha chiamato lui? Non mi ricordo, Paters Famiglia. Capoccia. Vorrebbe di Capoccia. Vorrebbe di Capoccia. Qui in Toscana. Allora, questo la moglie ce l'ha data, perché quest'erba mi dice che è questa? È malva. La malva. Perché sua moglie si è volutamente, ne ha detto, perché? Questa qui serviva per fare l'acqua, per fare il cristero, per mettere in bocca, fare il cristero sciati. Sarebbe il cataclisma, come si chiama in termini scientifico? Sì, cataclisma. Sia alle persone che anche all'animale, anche all'animale, perché c'era bisogno anche all'animale. Cioè, se un animale si trovava un problema, faceva il cristero. Sì, c'erano anche prodotti chimici come... Con questa si faceva l'acqua, una pentola, sì, e poi dopo anche per fare i sciacchi in bocca quando c'era. Ecco, allora, però la giusta alimentazione ha portato un libro meraviglioso. Dopo dicono che il mondo, guarda qua, l'allevatore di animali bovini c'ha il libro, lei c'aveva il libro, lei studiava sul libro sul serio o era il sapere passato dagli altri? No, questo era un libro del mio povero nonno, donato da un veterinario del nostro paese, di Valiano. Questo povero nonno sapeva leggere? Mio povero nonno era dell'81, ma sapeva leggere. Sì, no, 1881. Non fate casino. Natale, tu pensavi, 1881. Sì, mio nonno era il 1881, altro che sapeva leggere, c'è anche la sua firma sempre. No, vabbè, voi perché siete una famiglia, voi che eravate fattori, scusi, lei era un fattore. No, era un contadino dell'Istituto Agrario Vegni. Però avete studiato, cioè lei, voglio dire, di 85 anni, non tutti sapevano leggere e scrivere suoi coetanei. E questo qui fu donato al mio povero nonno nel 1920, perché lui era... Allora, sul benessere c'è un'altra cosa che voglio far vedere. Questa, pazzesco, c'erano degli oggetti. Questo che cos'è? Questa è una pinza per fare il tatuaggio nell'orecchio all'animale, sia suini che bovini. Allora, oggi per fare il piercing e per fare tutte le cosette, giusto, uno si mette... Questi pigliavano questo strumento, gli mettevano l'orecchia... c'era una cera e facevano... Si faceva la tinta, poi qui c'è la sigla della provincia, Siena... Sì, ma che c'entra questo col benessere? Voglio capire, scusi, per capire, perché l'avete portato? Perché me l'ha indicato. A lui, dovete sapere che... Il capo è lui, l'ho capito. Dovete sapere che James Balia, lui, capisci? Io ho detto, mi raccomando, tutta roba legata al benessere. Ma Franco Boschi mi ha portato Martin Pescatore e mi ha portato il segnalatore per i bovini, i tatuatori. Ma anche l'anello da mettere al naso. Dammi l'anello, guarda, scusa, Allora, questo qui, Marini, questo lo conosci? Allora, ci sono delle oggi, i giovani, che per motivi di quelli un po' che escono fuori dalle regole, questi che i sadomaso, sta roba, che la usano, invece questo era usato per gli animali. Per i bovini. A che serviva? Quando avevano circa un anno, gli veniva messo per trasportarli, infatti si chiama, è una morsa. Ma si chiama freno. Perché era un freno? Perché gli animali tendono sempre a uscire. La morsa, non perché io ho queste follie, ragazzi. Lo so che siete deficienti di là, dalla regia. Natale sei malato. No, però io ho visto il film 50 sfumature di nero, l'ho visto, anche quello di rosso, c'era di due colori, che usavano i costrittori. E io quando lo vidi dissi, guarda là, non si scopre niente, questa la gente è matta, ma la follia, insomma, un po' folli sono, però i contadini li usavano per gli animali. Eccola, grazie, lei l'ha usati questi con i suoi animali? Io? Sì, questi. Ma da ragazzino tutta la vita. Senta, ora ne voglio di a che serviva questo. No, l'ho capito, a che serviva per fare... Sì. Ma perché? Perché si dà garanzia
col tatuaggio che è nel letto, animale, che l'animale proviene da quella, da quella tipo di allevamento sano. Era la, la certificazione. Sì, sì, sì. Però col benessere non c'entra cavolo, vorrei dire Massimo Rossi. Cosa aggiungi adesso sul benessere, secondo te? Noi abbiamo davanti questo, siamo nel giro finale. Hai portato un sacco di roba? Di verdure, eccetera. È nella tua cucina attuale, ecco, perché tu rappresenti anche la contemporaneità della ristorazione. Sì, diciamo che io poi vivendo in Toscana ho la fortuna di lavorare poco burro ma molto olio. Perciò mi permette di fare tanta cucina che io chiamo senza proteine animali, ma qualcuno chiama anche vegana. Ma in realtà è solamente l'espressione della tradizione del territorio che fa parte di che volevi di fare? Quelle davanti, che queste qua, che volevi vedere questi piatti? Questo Massimo che piatto è? Vabbè, questo era perché ancora oggi c'è le verze, e allora, però la verza va utilizzata molto prevalentemente cotta. Questo? Queste invece sono delle erbette di campo con delle margherite consigliate per chi è carente di calcio. Ok, questo? Qui invece è sempre rucola con la calendula. Calendula. Calendula, bravo eccetera. Massimo Rossi. E qui invece sempre della mesticanza con questi fioretti gialli che fanno bene. Sono allora, le suorine invece del libro delle Albergotti di fine Settecento, certo, con Romanelli lo storico, che dicevano sul benessere? Qual era secondo te, che hai letto il libro, che lo consulti, lo vuoi anche ristampare, mi hai detto, eccetera, qual era l'elemento più presente? A livello? Senti, l'elemento più presente è la verdura. Verdura. Specialmente i conventi femminili, l'alimentazione era un po' di uova, un po' di formaggio e tantissima, e quasi esclusivamente verdure. Allora non ci siamo carne una volta alla settimana. Certo, era di rado. Quindi, dottoressa, era un'alimentazione virtuosa che oggi biologi nutrizionisti o chi fa ricerche sta dicendo sì, mangiare la carne, ma nel giusto apporto quantitativo. Nel giusto apporto e soprattutto le verdure fresche. Rilacciandomi a quello che diceva la dottoressa dalla farmacia, i sali minerali noi li troviamo nella verdura, ma la verdura, se è verdura di coltivazione locale, se è fresca, se non è di diciamo un terreno sfruttato, è ricchissimo di sali minerali. Il problema delle coltivazioni intensive anche di frutta e verdura è che i terreni sono poveri e quindi tutti i sali minerali non si li troviamo perdono. Altrimenti se noi andiamo a mangiare questo tipo di verdura così fresca e coltivata su un terreno ricco, noi già da questo riusciamo ad apportare giusti sali minerali, ma okay. è una fortuna per pochi, è vero. Allora Gian Sbaglia, hai portato tutti questi oggetti, è arrivato anche tardi, ve lo dico, gli avrei sparato perché ha trovato il traffico. Lui trova, per venire dalla Val di Chiana trova il traffico, sai, arrivi da Milano, c'ha l'elicottero, ma è arrivato dalla Val di Chiana. È trafficata, la Val di Chiana è diventata una città unica, da Arezzo a Chiusi. C'è un flusso che è un continuo. Continuo. Beato lui, è beato me. Un'ultima informazione, ma la pietra, perché l'hai portata? Perché per il benessere, qual è il messaggio? Io gli ho detto, mi raccomando, tutte tematiche legate al benessere, perché la pietra? Eccola là, la vediamo, è la foglia di una pianta particolare che è rimasta incapsulata in questa bellissima pietra, guarda che spettacolo. Che pianta è questa? Questa qua è ancora in studio, da parte è un'essenza molto molto antica, quindi è da studiare ancora. Quindi dentro a questa pietra c'è l'essenza stessa della vita. Che c'è era la storia passato. Della vita, esatto. Ok, per te in assoluto il messaggio che posso apposare, ecco Natale, no, che se mi tieni inquadrato sto lì tutta la sera con sto braccio. Capito? Il messaggio più grande. Qual è la di tutte le piante quella per te che nella tua storia come Gens Valia, come ricerca eccetera, Franco Boschi metti in evidenza? Tarassaco. Perché il tarassaco? Tarassaco che sarebbe è poi depurativo. Sarebbe piscialetto, pisciacane? Pisciacane o piscialetto o anche dente di leone. Bravissimo. Il tarassaco è la pianta per eccellenza secondo me per quello che è la è capacità un po' moscio, maggiore. Ragazzi, sarebbe quello che sta così. Natale. Il traffico ha dato. Il traffico, va bene. Tarassaco quindi per tarassaco, te. Bene. Sì. Vai, eccolo là. La pianta numero uno in assoluto è la portolaca, che noi si chiama porcaccia, la buttano tutti via. Ce l'hai quella, qui? No, perché ancora non è nata. Ma? È quella che addirittura contiene più omega 3 del pesce. È vero, dottoressa? Assolutamente. Tra l'altro si trova nei giardini e si trova anche tra le pietre che fanno i nostri piazzali di casa. È una specie di erbetta grassa con delle foglioline piccole piccole e portulaca. Portulaca. Certo. E fa anche dei fiorellini. Si chiama porcaccia. Viene strappata dagli orti e buttata via. Sicuramente viene data ai maiali. Ecco perché noi ci siamo maiali buoni. allora, grazie carissimo. Spettacolo lo stato puro. Oh, ma com'è questo? Dai. Natale, lo so che ho la promessa.
racconterai stasera con tua moglie questa esperienza. Ha detto che te li presta. Ringrazio la regia Natale, Luigi, poi Roberto Marina alle telecamere, Luca Cocchetti anche alle telecamere, Claudio Caloni e Roberto Francini in esterna. Abbiamo terminato un'altra puntata, questa era dedicata al benessere e all'utilizzo di ciò che è la farmacopea. Meraviglioso questo. Questi seri.